Abbiamo visto prima in laboratorio che un modo per acquisire i dati della legge oraria di un oggetto in moto è utilizzare un filmato. Oggi ci proponiamo di studiare il moto di un trenino e vedere che tipo di moto è e ad esempio di misurarne la velocità, di ottenere la legge oraria in particolare e vedere qual è la rappresentazione del moto stesso. Per far questo utilizziamo un software gratuito che si chiama Trapper, liberamente scaricabile. Questo è il sito, c'è sia per Linux che Windows che Mac. In Linux ci sono due versioni, 34 e 64 e 32 bit. E l'ha prodotto un programma in Java creato da un ex insegnante di fisica di un college che si trova in a Cavillo, una cittadina della California. Douglas Brown, l'autore, è da un paio d'anni, ma secondo me è un genio della didattica, perché questo semplifica enormemente l'attività di laboratorio. L'ho già scaricato e installato. E il nostro oggetto in moto, il moto l'abbiamo registrato su una scheda di memoria SD con una qualsiasi cinepresa sufficientemente precisa, vedremo tra un attimo, quella è in grado di scattare 60 fotogrammi in ogni secondo, più alta è la risoluzione, più piccolo temporale, più piccolo è l'intervallo di tempo tra un fotogramma e il successivo e meglio si traccia il moto. Se l'FPS, si chiama il frame per second, è troppo basso, l'immagine diventa sbiadita, quando è troppo veloce vedi la traccia, invece se è molto alto riusciamo a seguire istantaneamente il moto. Carico il filmato appena preso, speriamo che ci sia. Un attimo di pazienza, ancora no, fatemelo togliere di mettere. Non ci sono più forti, no? Non vuole leggere. Secondo filmato che si dà su quello buono. Allora ripeto, lo rianalizziamo, lo riapriamo. Il treno in moto sul tavolo, sullo sfondo c'è l'asta metrica e il passeggero. E utilizzeremo il filmato, chiamiamolo Trenino prova 1, ok, e apriamo
e il software che ho appena citato, tra l'altro dovrebbe essere, eccolo qua. Ok, questo è come si presenta il software. Nella finestra principale apparirà il nostro filmato, poi abbiamo una finestra grafica, qui vedremo la legge oraria, e una finestra dati, questa qui si presenterà come un file Excel con i dati numerici riportati. Ma quindi noi cosa fa? Analizza i singoli filmati? Adesso ti mostro. Importiamo il filmato, il video importa, anzi facciamo così ancora più semplice, portiamo dentro il filmato, lui lo acquisisce automaticamente, sotto la finestra principale ci sono tutti i comandi di play, pausa, riavvolgi, eccetera. Andiamo sul tasto verde play, qui possiamo partire già dal primo fotogramma e possiamo fermarci, per esempio qui sotto c'è il numero di fotogramma al 120esimo, 130esimo, d'accordo? Quindi questa, il play iniziale serve per vedere quali fotogrammi ci servono, perché per esempio non tutto il filmato potrebbe essere adatto all'analisi. Torniamo indietro, anzi, dove era? Adesso dobbiamo comunicare al software qual è la scala dell'immagine, perché senza questa informazione lui non sa come misurare le distanze. Per questo ci serve il righello che abbiamo messo nell'immagine. D'accordo? Per far questo, questo comando serviva per selezionare i fotogrammi, diciamo dallo 0 fino al 120. Okay? Passa di uno in uno e il frame rate è 60 fotogrammi al secondo. Quindi lui seleziona, i due triangolini indicano quale parte del filmato analizzeremo. D'accordo? Dopodiché dobbiamo comunicargli la scala dell'immagine. Per questo mi serve un nastro di calibrazione. E appare una doppia freccia con due punte. La prima punta la sposto a sinistra all'inizio del metro, la seconda punta la sposto a destra alla fine del metro, d'accordo. E vado sul numero centrale sulla freccia, clicco e scrivo 1,0. In questo modo ho comunicato al software che quella distanza misura un metro e lui riscala tutto in funzione di questo. Dopodiché, siccome lì una volta che l'ho definito non lo voglio vedere più, quindi lo riclicco e lui lo toglie. Poi mi serve un modo per misurare, per individuare le distanze e le posizioni soprattutto. Per questo mi serve un sistema di assi cartesiani. Quello che uno fa mentalmente, qui lo vediamo visivamente. Appaiono quei due assi in arancione rosa e li piazziamo nella posizione iniziale del trenino. Clicco sull'origine, la sposto e diciamo che vogliamo tracciare questo particolare. Qui vedete che l'allineamento orizzontale non è proprio perfetto col metro. Per far questo, per allinearlo correttamente, sposto il trenino un po' più avanti e ruoto l'asse in modo tale che sia ben allineato con la traiettoria del trenino. Adesso si muove proprio lungo l'asse dell'X. Ok? Fatto questo posso togliere gli assi cartesiani, non mi serve più che siano visualizzati, ritorniamo al fotogramma iniziale e adesso viene la parte più complicata, più delicata se volete. Devo comunicare al software qual è l'immagine da tracciare. Io dico guarda, questo particolare è quello che mi interessa, lui lo identifica e va a confrontarlo, a cercarlo in tutti i fotogrammi successivi. Una volta che l'ha trovato lo marca, cioè registra la posizione di quell'oggetto. Per far questo vado su nuovo, punto di massa, lui lo chiama massa A, e di questo voglio la traccia. Si può fare manualmente, io posso individuare fotogramma per fotogramma, questo è utile quando l'immagine è di pessima o scarsa qualità, qui possiamo farlo fare al software stesso. Si arrangia lui. Attivato questo vado, seleziono l'immagine con un clic, poi agisco su maiuscolo e control e
Osservate il puntatore, adesso è una freccia, se agisco solo maiuscolo diventa un bivino quadrato. Questa è l'identificazione manuale, se facessi solo questo, cioè tenendo premuto il maiuscolo, devi fare fotogramma per fotogramma, dire che cosa tracciare, può diventare lungo. Invece maiuscolo CTRL diventa un cerchietto, un mirino proprio. Io punto sulla zona tra, anzi facciamo fare anche così, ingrandisco e così vedo meglio. Punto sulla zona tra le due ruote e comunico al software qual è la zona da cercare. Il riquadro rettangolare dice cerca qua dentro, non state che guardi tutta l'immagine, cerca qua, e nel quadro tondo centrale dico cerca questo particolare. Identifichiamo bene la zona tra le due ruote, al limite le due ruote stesse, ok? Oppure potremmo usare anche la sagoma del macchinista, e lui mi dice guarda, io ho trovato questo e cercherò questo. Chiaramente nel primo fotogramma è identico, no? Quando sono abbastanza contento su come tracciare l'oggetto, gli dico cerca, e lui produce la traccia su tutti i fotogrammi in successione e mi mostra immediatamente la legge oraria. L'importante è la scissa e il tempo. Il tempo lo conosce perché sa che tra un fotogramma e l'altro passa un 60esimo di secondo, e la coordinata verticale la conosce perché io gli ho associato un sistema di assi cartesiani e gli ho detto quanto è grande l'immagine, ho fissato la scala. Fa da solo, non faccio più niente, considera fotogramma per fotogramma. Ma ci vuole pochino però. Prego, più l'immagine è grande, più l'immagine è pesante, più ci vuole, ovviamente. Se ho fretta posso dirgli anche considera un fotogramma ogni due, ogni quattro, è un po' più veloce. Dopo faremo così. E sotto mi dice a che fotogramma è arrivato. Se ha dei dubbi, si ferma e mi dice questa immagine ti va bene, perché adesso vedi quello che cerca e quello che trova. Se ha dei dubbi, perché magari l'immagine è sfocata o sgranata, mi dice dimmi se ti va bene oppure se salta il fotogramma successivo. Per fare la stessa cosa in modo tradizionale ci vogliono strumenti molto più costosi e con la risoluzione temporale molto più bassa. Ha quasi finito. Ok. È arrivato al 120° fotogramma, finito, chiudiamo, chiudi. Adesso abbiamo la legge oraria e la tabella dei dati. Sì, ma la legge oraria fino a quel punto lì. Certo, ci basta. Vediamo per un attimo il perché. Adesso andiamo a fare le misure quantitative. Col pulsante destro clicco sul grafico orario e vado su analizza. Mi mostra in grande i dati che ho ottenuto, sono molto fitti, e lui li unisce automaticamente con dei segmenti. Io questo non lo voglio, tolgo questa spunta, adesso sono tutti i quadratini isolati, ok? Sono tutte le rilevazioni, posizione e tempo che ha acquisito nell'analisi del filmato, la mia tabella oraria. Ma mi chiedo che tipo di moto è. Confronto questo con una funzione semplice e vado su analisi. Lui parte con una retta, line sta per retta, che tipo di retta? X coordinata posizione uguale a da grande t più b, e trova quali sono i parametri a e b che meglio descrivono i dati, qual è la retta che passa meglio attraverso tutti i dati, se c'è, ok? E qui cosa abbiamo? Questa è la migliore stima di A e la migliore stima di B. Ma noi sappiamo che cosa significa fisicamente A. Cosa significa fisicamente il coefficiente di T nella legge oraria? Chi si ricorda questo? La legge oraria che dà posizione in funzione del tempo, se è una retta è posizione iniziale più velocità per
il tempo trascorso. Nel nostro caso questo è scelto per convenzione a 0. Quindi abbiamo, mettiamo in ordine giusto, b, b più x0, x0, sì. Quindi il coefficiente di p è la velocità, l'altro termine è il punto di partenza. Quindi in questo caso quello che lui chiama A maiuscolo è la velocità, quello che lui chiama B maiuscolo è la posizione iniziale. Tecnicamente, se l'immagine è in metri, qui sono 2,32 circa, per E meno 1 significa 10 alla meno 1, quindi sono 0,23 metri al secondo, per gli amici 23 centimetri al secondo. E la sua posizione di partenza è di circa meno 5,6 mm, 10 alla meno 3. Ma quindi c'è cioè, il no? Fa 20, 23 centimetri al secondo. Ok? E come vedete i dati sono tutti, non si riesce neanche a vedere la differenza tra punti, dati e il modello che è una retta. Quindi il moto è un moto rettilineo uniforme. E la nostra misura della velocità è di 0,23 metri al secondo. Ok? Per vedere la stabilità di questo risultato posso fare ad esempio un'altra cosa. Posso andare sul clipper e dirgli, beh, salta, fai l'analisi uno ogni, non uno ma ogni 4 fotogrammi, ovviamente vengono molto più rarefatti e il grafico mi dice 0,23. Quindi la stima della velocità è molto buona. D'accordo? Ok, questo possiamo chiuderlo. Torniamo sul nostro filmato. Proviamo a fare una previsione. Vedete la viaggiatrice, il personaggio che c'è alla fine del vetro. A quale valore di t il treno passerà esattamente davanti alla viaggiatrice? Con la legge oraria possiamo prevederlo. Attenzione, la nostra analisi del moto si fermava qua. Nell'ipotesi che il moto sia rettilineo e uniforme, cioè la velocità non cambi, possiamo calcolare quanto tempo ci impiega ad arrivare in questa, il treno ad arrivare in questa posizione. D'accordo? Questa posizione corrisponde, se col mouse vado sopra, sotto qui, ho la coordinata x, 0,97 metri, quindi 97-98 centimetri. Okay. La nostra legge oraria, questo è dell'ordine di 10 alla meno 3 metri, del millesimo di metro, possiamo trascurarlo. Il tempo impiegato per arrivare in questa posizione sarà la posizione occupata, meglio sarebbe x meno x0 diviso la velocità. Porto x0 a sinistra e divido per v. Fatto in modo veloce e approssimativo, possiamo dire che la differenza tra x e x con 0 è quasi x con 0, perché questi sono pochi millimetri. Quindi diciamo 97 centimetri. In quanto tempo copre 97 centimetri andando a questa velocità? Quindi il nostro t dovrebbe essere dato da 0,97 metri diviso 0,23 metri al secondo. E otteniamo
più di 5 secondi probabilmente. No, 4.2. 4.22 secondi circa, fatemi rifare il calcolo. Torniamo sul tracker e facciamo così. Adesso portiamo il limite dell'immagine alla fine, ok? Più o meno qua. E quindi 280 fotogrammi, analizziamo uno ogni 4, quindi un po' più veloce. Cancelliamo questi passi, rifacciamo il fare di identificazione delle tracce. Questo non lo voglio più. E ritracciamo. Dovrebbe riuscire ad arrivare in questa posizione più o meno quando ti segna 4.2 secondi circa. Più veloce perché fa 4 fotogrammi in 4 fotogrammi. Potete leggere la posizione ordinata, quando qui arriva 0.97 guardiamo a che ti corrisponde. Se abbiamo fatto una misura giusta della velocità dovrebbe essere quello che ci serve, cioè 4.2. Circa qui più o meno, e qui c'è 4 e 3, se no possiamo andare a vedere la tabella dei dati ancora meglio. Ecco, 0.974, 4.33, quindi ci siamo andati molto vicino. Diamo un'occhiata a questa velocità, è calato un pochetto, si vede che sul tratto più lungo il motorino ha accusato un po' di stanza, però molto di meno, molto poco, leggermente inferiore, anziché 0.23 0.22, quindi più o meno ci siamo. Ok, questo quindi è una tecnica molto semplice, molto efficace per vedere che un modello di tipo di moto, cioè una legge lineare, è riscontrabile nella realtà, perché quel trenino con quel tipo di motore fa un moto rettilineo, ed è per questo che è stato costruito. D'accordo? Ripeto, l'analogo lavoro fatto in laboratorio tradizionale comporta molte prese di dati e tutto sommato una lunga serie di calcoli. Quindi non è detto che i calcoli non siano fatti, ma sotto la nostra guida ovviamente il computer lo fa invece, dandoci subito il risultato e la, come dire, la rappresentazione surreale di quello che è una legge fisica, il moto rettilineo uniforme, che è rappresentato da una retta. Ci sono domande? Okay. In allegato alla lezione trovate il filmato, ok? E vi invito a ripetere l'analisi a casa seguendo i passi che ho fatto. Già riuscire a fare in modo che di vedere la legge oraria in una retta già è un grande risultato. Ok, qualsiasi difficoltà me la fate sapere la volta prossima. Per oggi basta così.